Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora, ancora video recensione. Giù nell'info box vi lascio la lista dei prodotti che vi sto per recensire. Se ti va e ti piacciono i miei video, mi puoi sempre supportare con un pollice in su e se non li vuoi perdere i prossimi video, c'è sempre il tastino dell'iscrizione. Quindi se ti va e non vuoi perdere i prossimi video, ti invito a cliccarci sopra. Partiamo subito. Allora, il primo prodotto di detersione corpo è questo. Cosa sei tu? Eccoti qua, sei un bagno doccia rilassante al profumo di magnolia e tè verde della Yves Rocher, un bottiglione da 400 ml con un colore bellissimo prima di tutto e un profumo molto delicato, molto primaverile, avvolgente. Lascia una bellissima sensazione sul corpo e una bella schiuma leggera e idratante. Non mi ha mai seccato la pelle e non mi ha mai creato delle irritazioni. È veramente un prodotto ottimo. Mi piace molto utilizzarlo in questo periodo sotto la doccia perché non siamo ancora ovviamente nelle giornate calde e quindi c'è ancora questa voglia di cremosità invernale. Però essendo così profumato di fiorellini, eccetera, mi porta subito nel mood primaverile. Poi è molto bella anche la confezione. Mi stavo affogando da sola. E questo profumo di tè bianco che è molto delicato, è veramente una nota sottilissima, è veramente molto piacevole. Poi la schiuma che fa è molto delicata e si risciacqua con tantissima facilità, mi sta piacendo molto. Secondo prodotto di detersione è questo saponcino, me ne è rimasto un terzo della confezione grande. Mi fu regalato da mia sorella a Natale. La marca è, oddio, aspettate che lo tengo scritto sul mio quadernino perché non si legge benissimo. Allora, Luna Aroma, crusca esfoliante tonificante, sapone artigianale vegetale col 30% di olio extravergine d'oliva. Allora, lei l'ha preso in erboristeria, comunque sono prodotti fatti homemade, di piccola produzione, eccetera, l'ha preso a Roma e mi piace da morire. Lo sto utilizzando prevalentemente in palestra, porto il mio contenitore per saponcini, perciò l'ho diviso in tre, praticamente ho fatto il cubettone, l'ho diviso in tre e me ne sto portando un terzo alla volta in palestra ed è comodissimo, a parte che ora vabbè, non si può andare in palestra, però è stato comodissimo, mi ha lasciato la pelle molto nutrita e mi ha aiutato grazie al fatto che c'è la crusca all'interno. Mamma mia, giuro ve lo farei sentire, è di un profumo paradisiaco. Sfrezzante, dà una botta di vitalità post palestra, ti rinvigorisce e quando sei stanca veramente ti sveglia. Poi il fatto che ha la crusca all'interno mi aiuta a fare un bello scrub anche in palestra dove non mi porto guantini, eccetera, ma mi lavo velocemente e poi me ne torno a casa. E in più, avendo tutto quell'olio, mi idrata anche, quindi non mi devo portare la cremina dopo la doccia. La tengo in mano e sento che si sta leggermente sciogliendo. Sarei qua a sniffarlo per tutta la serata. Mi sta piacendo veramente tanto. Mi lascia la pelle idratata, morbida e sfoliata. L'unica pecca è che essendo così burroso e cremoso, dopo poco, se non sto attenta e non lo lascio asciugare dopo la doccia, io torno a casa, prendo il contenitore del sapone che porto in palestra, lo devo lasciare leggermente aperto di modo tale che il sapone all'interno si asciughi, altrimenti mi si scioglie tutto e ovviamente si consuma prima del tempo. È giusto l'unica accortezza che ho dovuto prendere, anche perché la prima volta me ne stavo rendendo conto, ma non tantissime, quindi probabilmente ne avrò sprecato almeno un 20% del primo tre quarti che mi ero tagliuzzata.
Cioè, si sente il profumo anche nella plastica, è veramente una cosa eccezionale. Sorella, se stai vedendo questo video, grazie, veramente grazie. Ultimo prodotto per questo video è un prodotto di detersione capelli. È questo shampoo della, che è tutto bagnato perché l'ho usato prima, ok? Della pH Bio, è uno shampoo ricetta biologica, camomilla, aloe vera, capelli colorati e sensibili con estratti vegetali 100% bio, privo di parabeni, paraffine, oli minerali, cocamide, DEA, PEG, SLS, ok, va bene. È vegano, certificato, è un contenitore da 250 ml. Shampoo formulato con basi delicate e arricchito con estratti di camomilla e aloe vera, dalle proprietà lenitive ed emolienti nei confronti del capello e del cuoio capelluto. Si consiglia l'uso in abbinato, vabbè, dello shampoo al miglio avena della linea. Allora, come ho detto, è un prodotto italiano. Allora, già ve lo recensisco a questa altezza perché già l'ho capito. Ovviamente, arrivata a questa altezza, uno ha fatto diversi shampoo. Allora, il profumo con questa nota. Allora, come sapete, io adoro il profumo di camomilla per i prodotti per capelli e adoro il delicato profumo di aloe vera nei prodotti di idratazione. Non mi veniva. Però purtroppo insieme secondo me stridono un pochettino, perché non mi fa sentire né il profumo di camomilla che io amo e né dall'altro lato c'è questa nota di aloe che mi copre completamente la camomilla e non è che mi piaccia tantissimo. Probabilmente non ha neanche un effetto carino sui miei capelli, sul mio cuoio capelluto, perché dopo neanche 24 ore dall'utilizzo sento che i miei capelli non profumano di pulitissimo, ma hanno questo profumo a metà tra l'aloe vera e capello già troppo sporco, quindi diciamo un po' di sebo, e non è per niente una cosa carina e non mi sta piacendo per niente sotto il profilo dei profumi. Invece come prodotto di detersione lo considero molto efficace, è uno di quei pochi shampoo biologici o presunti tale, comunque delicati, che riesce con tranquillità a lavare i miei capelli anche dopo i due allenamenti consecutivi che vi racconto sempre, quindi col capello che ha fatto due sedute di allenamento importanti e quindi ha bisogno di una bella detersione, e lui ci riesce, due passate ci riesce tranquillamente. Quindi sotto questo profilo mi piace, purtroppo è il profumo che non ce la faccio proprio, non vedo l'ora che finisca, è bruttissimo da dire, non lo sprecherò, nel senso che non ne metto una squintalata per poterlo finire o ups mi è caduto nella vasca, però lo porterò a termine, probabilmente ne comprerò un altro e cercherò di alternare di modo tale che il mio capello non assorba completamente il profumo di questo aloe che non mi piace tantissimo. Ok, anche questo video finisce qua. Ti ricordo che trovi nell'info box la lista dei 3 prodotti con le diciture corrette. Se ti va mi puoi sempre supportare con un pollice in su, puoi iscriverti al canale se non vuoi perdere i miei prossimi video. Io ti ringrazio ovviamente per avermi aperta, per avermi fatto compagnia, e noi ci vediamo nel prossimo video. Un bacione, ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!